possiamo utilizzare del feltro della oppure possiamo utilizzare dei nastri. Vedete? Del feltro, dei nastri. Possiamo utilizzare dei nastrini o dei fiorellini, delle bomboniere, delle perline. Un po' di fantasia. Al massimo, se non ci avete proprio niente, anche i chicchi del caffè vanno bene. Per fare la base io ho utilizzato gli anelli delle tende, ma se non li avete potete anche inventarvi qualcosa di diverso. Per esempio, ci sono i cartoni delle uova. Appoggio così lavoro meglio. I cartoni delle uova, oppure, ancora più facile, quelli dei collanta. Prendiamo un misurino che potrebbe essere un tondo che ci fa da misuratore. Togliamo l'acqua che non ci serve più. Ah, una cosa vi devo dire, se dovete fare il prossimo uovo, prima di fare un altro uovo, pulite la superficie e anche prima di buttare l'acqua, se no rovinate il lavandino. Pulite con il cartone la superficie dell'acqua, vedrete che il colore si attacca tutto al cartone e così non rovinate più niente e questo lo buttate via. Ecco qua, semplicemente. Finito. Con i nostri smalti non abbiamo finito perché possiamo decorarci anche altro. Allora, per esempio, ho preso il tappo di un barattolo, lo uso come misura e taglio due tondi. Non serve che dovete essere precisi, eh? Uno. E due. Non serve precisissimo. Da questo cartone ritaglio. Lo taglio in 5 parti, 2, 3, 4 e 5, ok? Vedete? 5, di cui arrotondo i tagli, in modo che creo dei petali. Ecco qua. Anche qui non servono precisissimi. Dategli un'arrotondata con le forbici, girate e fate un'arrotondata. Lo arrotondate. Fate anche l'altro. Anche qui non serve la precisione, i petali non sono tutti uguali nella natura, quindi va bene così. Arrotondate. E li arrotondate anche loro, anche queste arrotondate. Piegate un po'. Ora li andiamo a colorare. Ok? Ve ne faccio vedere uno, poi dopo io ce l'ho già colorato così.
riutilizzando gli stessi smalti, vedete, l'ho messo dentro sempre di riciclo, in modo che non sporco niente. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Oh, lo faccio in mano, va. Facciamo prima. Lo coloriamo come colorasse le unghie. Vedete? Magari utilizziamo due colori. Uno ci facciamo i bordi e un altro ci facciamo il centro. Lo facciamo un po' sfumato. Prendiamo l'arancio. Vedete, se, no, se lo fate velocemente, i colori si mischiano. E vengono sfumati. Fate asciugare. Ok? Li fate tutti e due. Io ce l'ho già fatti. Prendo l'uovo che avevo fatto in precedenza. Eccolo qua. Okay. E ho i miei due petali. Prendo la mia colla a caldo e attacco un petalo all'altro. Ecco qui. Forse avrei fatto il rovescio, vabbè, fa niente. Uno lo stringiamo un po' di più. Attenzione a non scottarvi come mi sono scottata io, che mi sono massacrata. E poi mettiamo il nostro uovo, per esempio, qui. Quindi mettiamo un po' di colla a caldo e lo mettiamo qui. Facciamo raffreddare un attimo ed ecco fatta la nostra basetta e il nostro uovo già sarebbe bello così. Vedete? Eccolo qui, il nostro uovo col fiorellino intorno. Potete usare il feltro, potete usare la gomma Eva, potete usare quello che volete. Aggiungiamo, ci possiamo aggiungere anche dei nastrini o dei fiorellini da bomboniera, se vogliamo. Basta sempre semplicemente metterli con la colla a caldo. E questo stelo lo potreste arrotolare. Questo non va bene. Prendete lo stuzzicadente e lo arrotolate in modo che avete questo. Quando lo andate a incollare è più carino. Potete usare delle perline, potete usare anche delle coccinelle da incollare. Soprattutto perline e coccinelle vi possono essere utili per chiudere il buchino che c'è sopra. Eccola qui, c'è una coccinella e la mettiamo esattamente sopra il buchino. Coccinella. È facilissimo farli, soprattutto in questi giorni usate tantissime uova visto che al supermercato spariscono subito. Invece di rompere i gusci e buttarli via, li potreste soltanto molto decorare. Potete usare anche del cordoncino. Attenzione che il cordoncino
Se non avete il cordoncino, potete usare anche, guardate, vi faccio vedere una cosa. Questo è il cordoncino, basta staccarlo e utilizzare questo. Ecco qua. Facciamo un nodino, se no si sfila. Diamo un po' di giallo, diamo un po' di luce e colore a questo uovo ben agurante. Basta un tocco di colla, non tantissimo. Ecco qua. Abbiamo aggiunto anche i fili e togliamo. Non sono le forbici ideali per tagliare il cordoncino, ma ho preso queste. Ecco qua. Ecco qui. Il nostro uovo fantasioso. E ora tocca a voi. Mi raccomando, fatemi vedere quelli che fate e chi più ha fantasia più la utilizzi, ma soprattutto sviluppatela la fantasia. Ciao ciao a tutti.